Laura Boccanera nominata per la direzione dell'anno qui a Voci nell'Ombra 2021-2022. Allora sì, la serie è Billions ed è una serie bellissima con degli attori straordinari, fra cui Paul Giamatti, insomma, tutti attori. Ed è una serie sulla finanza, molto complicata, molto difficile, ma proprio per questo molto molto gratificante. Sei la voce storica di Robin Wright, Julia Roberts e tantissime attrici, però com'è passare dalla direzione al doppiaggio, doppiaggio direzione? Allora, diciamo che la direzione si fa, si alterna col doppiaggio, diciamo, perché principalmente io faccio l'attrice. Poi la direzione si alterna nei periodi, ti viene offerto di dirigere anche delle cose, lo fai volentieri perché è un completare insomma il tuo lavoro, saper fare anche la direzione. E invece tornando al doppiaggio, c'è qualche attrice a cui sei più legata? Sì, cioè, l'attrice a cui sono legata è Jodie Foster, che è l'attrice che doppio praticamente da sempre, che ho anche conosciuto, mi ha voluta conoscere lei, quindi per me è già lì è il top. Poi ci sono tutte le altre, insomma. Doppiate tante, ho doppiato Julia Roberts, non sempre, ma per esempio Notting Hill l'ho doppiata io ed è stato uno dei film che io ho amato. Bellatrix su Harry Potter, La Bella e la Bestia, tanti. Doppiatrice anche di Beautiful. Sheila, sì, ho fatto Sheila per tanti anni, la cattiva della situazione, e mi è stato detto ultimamente che dovrebbe tornare a fare altri guai. Com'è il doppiare una soap opera? Non cambia. Ma guarda, le lavorazioni dei prodotti sono tutte diverse, perché se fai il cinema hai più tempo, è tutta un'altra cosa. Poi c'è il seriale che comunque è più veloce. Sono tempi diversi per prodotti diversi. Quindi anche le soap opera sono doppiate sempre con tempi stretti e comunque perché bisogna consegnare, perché deve andare in onda. Non dimentichiamo i prodotti di animazione, perché c'è anche la voce di Sally di Nightmare Before Christmas e anche di Belle della Bella e la Bestia. Sì, sì. Com'è l'animazione? Beh, quando si parla di animazione a questi livelli è bellissima, perché la Bella e la Bestia è un prodotto secondo me meraviglioso, anche Night Before Christmas fu un bellissimo prodotto, però ti devo dire che io sono anche la voce storica di Candy Candy. E ti assicuro che io ho amato molto Candy Candy. Voci nell'Ombra quest'anno, oltre a ricordare Claudio Gifava come tutte le edizioni, è dedicato il festival anche alla figura di Ludovica Modugno. Sì, grande Ludovica, una grandissima attrice, una grandissima, un'immensa attrice e anche una grandissima persona che purtroppo abbiamo perso.